non ci si saltava fuori. Secondo noi, secondo me, non è questa la chiave di lettura per capire qualcosa della rivoluzione russa e del suo sviluppo. Vi do alcuni dati per impostare il nostro dibattito di oggi. La rivoluzione russa nasce con uno spirito egualitario fortissimo. Secondo uno storico che si chiama Liebman, nel 1919 l'indice di diseguaglianza dei salari era pari a 1,19, quando uno sarebbe l'eguaglianza assoluta dei salari. Non c'è stato uno Stato al mondo nella storia umana sinora che si fosse avvicinato così in maniera portentosa ad un'eguaglianza sociale quasi completa. Non c'è stata sino ad ora ancora un'altra esperienza politica nella quale chi era, come dire, al vertice, nell'incarico di massima responsabilità statale, Lenin, percepisse un salario uguale a 500 rubli, che era il salario di un operaio qualificato del tempo. 15 anni dopo, che cosa ne è di quella carica egualitaria? 15 anni dopo, un 12-15% della popolazione, i vertici della burocrazia del partito, dello Stato, dell'esercito, possono avere avevano uno stipendio equivalente anche a 100 volte lo stipendio di un operaio. 15 anni dopo, sebbene la burocrazia al potere le nascondesse nelle statistiche, molte centinaia di migliaia di donne sovietiche lavoravano come domestiche presso le case dei papaveri, dei capi del partito e dello Stato. Mentre la rivoluzione si era fatta anche su cose della vita quotidiana, dicendo che, per esempio, l'abitudine di dare del tu ai subordinati che veniva dallo zarismo doveva essere abolita, a metà anni 30 i capi del partito e dello Stato trattano con sufficienza e danno del tu ai loro subordinati, che a loro volta invece gli danno del voi o del lei. 15-20 anni dopo la rivoluzione d'ottobre, gran parte dei dirigenti che l'hanno condotta sono ammazzati con una pallottola nella nuca nelle cantine, nei sotterranei della polizia politica, quella che poi si chiamerà KGB, prima aveva avuto altri nomi, oppure sono processati e poi fucilati dopo che, con violenze inaudite, capi della rivoluzione del 17 sono stati spinti a confessare di aver compiuto crimini iperbolici, di essere, ad esempio, Trotsky, fondatore dell'Armata Rossa, che non può essere processato perché è fuori dall'Unione Sovietica, ma nei processi di Mosca si dice che Trotsky aveva contatti con l'intelligence service britannico dal 1924. Quindi in qualche modo chi si oppone a Stalin a metà anni 30 è qualcuno che è in combutta con lo straniero. Una delle tante formulazioni trite della teoria del complotto, della teoria paranoica del complotto. Oggi in Italia Giulietto Chiesa è un grande esempio di questo modo stupido di interpretare la storia. Siamo passati appunto dal materialismo storico al complottismo astorico. Lo stesso internazionalismo che aveva caratterizzato gli inizi della rivoluzione, i primi anni seguenti alla rivoluzione russa, quando i bolscevichi pensavano che Mosca non fosse null'altro che il quartier generale provvisorio della rivoluzione mondiale. A metà anni 30 tutti i partiti comunisti nel mondo sono assoggettati alla dittatura di ferro della polizia politica sovietica, diretta in ultima analisi da Stalin
e dalla sua cerchia. E in Spagna quella polizia politica ammazza quei rivoluzionari che pensano che la guerra civile spagnola del 36 debba diventare anche una guerra per distruggere il, una lotta per distruggere il capitalismo. Com'è potuto succedere tutto questo? E tante altre cose che non cito, insomma, qui mi pare che in molti, beati loro, ancora frequentino le scuole superiori e l'università. La rivoluzione d'ottobre stabilisce nel 18 che a gestire le scuole siano collettivi di insegnanti, lavoratori e studenti fino ai 12 anni. L'Italia si è aspettato il 74 con i decreti delegati e le lotte del 68 per dare agli studenti un po' di spazio in a scuola, uno spazio sempre sottoposto, sempre più sottoposto all'arbitrio dei presidi. Nella Russia sovietica nel 18 i ragazzi a partire dai 12 anni hanno la possibilità di dire la loro. E nero su bianco il commissario del popolo all'istruzione Lunacharsky dice: gli studenti hanno il diritto di replicare ai loro insegnanti. Ve lo immaginate, una cosa rivoluzionaria oggi questa, nel grigiore, nel conformismo in cui invece il capitalismo vuole ridurre la gioventù. E tutto questo spirito ribollente di volontà di cambiamento, di trasformazione totale, a metà anni 30 è completamente soffocato, non si può respirare. Com'è successo questo in 15-20 anni? Ora, la teoria del totalitarismo, quella che va per la maggiore, psicologizza tutto questo. Dunque, da un lato, come dire, Stalin sarebbe stato più bravo nella lotta per il potere e in ogni caso tutto sarebbe mosso dalle rispettive seti di potere. È una visione completamente arbitraria della storia ed è una visione che sostanzialmente vuol far risalire alla rivoluzione del 17 tutto quello, come dire, il peccato originale. Perché poi non è un caso che anche negli articoli che abbiamo visto sinora e che vedremo ancora di più, non avremo diritto a una razione insopportabile di articoli contro la rivoluzione d'ottobre quest'anno, ma è Lenin quello che viene più colpito. Perché il grande peccato di Lenin, diversamente ad esempio da Marx, ma non per volontà di Marx, è che Lenin la rivoluzione l'ha diretta. E allora, mentre di Marx si può dire, ma che bravo, però questo qua è stato 10 anni a studiare, eccetera, e lo si può sterilizzare così, la storia ha fatto sì che invece questa operazione di sterilizzazione con Lenin non sia possibile e quindi, come dire, dagli all'infame, con tutti gli argomenti. Anche in contraddizione tra di loro, l'importante è buttare fumogeni in campo. E come è successo, questo libro si basa sull'idea che sia accaduta una controrivoluzione in Unione Sovietica. E perché lo pensavano anche quelli che nel 23 con Trotsky, ma con molti altri dirigenti dell'ottobre, iniziano a dare battaglia a Stalin. Cosa dicono nei loro testi questi compagni? Nella prima lettera con la quale aprono, come dire, il fuoco politico, scrivono questo: la nostra gioventù non deve limitarsi a ripetere le nostre formule e deve conquistare, assimilare, formarsi la sua opinione, la sua fisionomia ed essere capace di lottare per i suoi punti di vista col coraggio dato da una profonda convinzione e da un carattere indipendente, fuori dal partito l'obbedienza passiva che fa seguire meccanicamente il capo, fuori dal partito la mancanza di personalità, il servilismo e il carrierismo. Il bolscevico non è soltanto un uomo disciplinato, ma è un uomo che, in ogni caso e su ogni questione, si forgia un'opinione solida e la difende, non solo contro i suoi nemici, ma anche in seno al suo partito. Cioè, la battaglia parte sostenendo la necessità di ripristinare la democrazia nel partito
e nei soviet, per impedire, per raddrizzare il corso della rivoluzione. Quello viene identificato come il primo punto, come dire, debole, in cui si sta perdendo terreno. Poi questa battaglia, diversi capitoli di questo libro gli sono dedicati, è una battaglia che l'opposizione di sinistra svolge su scala internazionale. E perché la svolge su scala internazionale? Perché sostanzialmente l'opposizione di sinistra ritiene che sulle rovine, sulla base di una sconfitta protratta della rivoluzione del mondo, sarà impossibile rovesciare i rapporti di forza in Unione Sovietica. Quindi la rivoluzione è intesa come processo internazionale che è interdipendente nel suo sviluppo nei vari paesi, nei vari continenti. Infatti potremmo dire che, questa è anche una tesi sviluppata nel libro, gli ultimi chiodi sulla bara dei compagni dell'opposizione di sinistra vengono piantati quando la rivoluzione è sconfitta in Spagna. A quel punto lì, nel 36-37, c'è il grande terrore staliniano che inghiotte centinaia di migliaia di comunisti, oppositori, semi-oppositori o oppositori a un quarto, perché in quel grande terrore Stalin sradica completamente tutto ciò che nella società sovietica possa ricordare l'ottobre. Vuole rompere i fili, vuole massacrare una generazione. Vuole che la rabbia, l'insoddisfazione, la critica che c'è verso il consolidamento del suo regime non possa trovare dei punti di riferimento politici in grado di dare, come dire, forma, peso e prospettive a quella critica. E uno potrebbe pensare che negli anni 30, come dire, erano i reduci del 17 che si battevano per rimanere fedeli agli ideali internazionalisti egualitari. E questo è vero, ma non è del tutto vero, e questo è uno dei punti anche su cui la ricerca di Pierre Rouet è più, cioè ci dà degli elementi nuovi. Perché nonostante l'opposizione, la repressione che colpisce l'opposizione, che dal 27 in Russia non ha più diritto di parola, si usa la polizia politica contro gli oppositori. Sono tutti espulsi dal partito, mandati in esilio in Estremo Oriente o a nord del circolo polare artico e non hanno, come dire, e non gli si risponde più politicamente, gli si risponde con la polizia politica. Beh, il loro, come dire, la loro prospettiva, la loro lotta che continua è una lotta che resta organizzata e della quale vi voglio anche dire alcuni capisaldi. Gli oppositori si battono, ad esempio, perché nelle fabbriche il direttore non possa licenziare amministrativamente qualcuno. Lo sostengono in quello che è il loro programma, la piattaforma dell'opposizione del 27, che da 50 anni in Italia non è pubblicata a causa del peso dello stalinismo in questo paese. Si battono perché si ritorni appunto a una distribuzione salariale uguale, si battono perché non ci siano magazzini speciali dove vanno i capi della burocrazia a rifornirsi, si battono perché non ci siano ospedali speciali in cui vanno i capi della burocrazia a curarsi. E dunque, come dire, si tratta di una battaglia a viso aperto, condotta anche nelle condizioni più difficili, ed è una battaglia alla quale si aggregano dei giovani, per chiudere il ragionamento che sviluppavo prima. Può sembrare bizzarro, perché aderire negli anni, già da fine anni 20 all'opposizione, significava aderire a un'organizzazione clandestina e avere buone chance di finire in un campo di concentramento.
Eppure quel vento che continuava in qualche modo a soffiare nella società, anche se la nuova casta al potere lo stava spegnendo, soffiava ancora. Tanto che nel 1931 Stalin chiude, per esempio, l'Istituto degli Storici Marxisti, poi fa addirittura buttar giù l'edificio con dei bulldozer, così nessuno neanche si ricorda che era esistito, perché tutti i giovani storici marxisti erano in qualche modo all'opposizione. E per esempio uno di questi, che muore durante uno sciopero della fame in un gulag nel 1937, Staroselsky, uno di questi era considerato dagli storici francesi della rivoluzione francese, quelli della Lefebvre, Soboul, eccetera, era considerato la stella nascente della storiografia mondiale sulla rivoluzione francese. Dicevano ai loro studenti a Parigi di imparare il russo per leggere la tesi che aveva scritto sul Termidoro Staroselsky, che aveva scritto una tesi sul Termidoro precisamente per studiare i meccanismi che avevano portato alla reazione interna la rivoluzione francese, istituendo un parallelo con il processo del consolidamento dello stalinismo in Russia. Oppure c'è l'Istituto dei Fisici che sta studiando anche negli anni 30 di Kiev delle cose che porteranno alla scoperta della bomba atomica sovietica nel dopoguerra, anche lì cova aria di opposizione, vengono tutti arrestati i giovani, se ne salva uno solo, un certo Landau, che viene salvato dal capo dipartimento di fisica, che un certo Kapitsa, che dice a Stalin: quello lì ci serve troppo, è troppo intelligente, cerca insomma, di essere clemente, perché appunto lì il meccanismo è la clemenza dell'imperatore. Landau poi è quello che nel dopoguerra, questo è curioso, è il fisico che guida la scoperta della prima bomba atomica sovietica. Beh, era stato un oppositore anche lui. Quel vento quindi soffia anche tra le giovani generazioni. A migliaia di arrestati segue sempre negli anni 30 una rinascita dell'opposizione, come un'araba fenice che rinasce dalle sue ceneri, fino appunto al grande massacro del 36-38 che sostanzialmente lascia solo delle ceneri. Ora, è curioso che l'ultimo massacro, questo lo dico rispetto anche a quelle idee che a volte si sentono, che Stalin grande condottiero nella Seconda Guerra Mondiale, l'ultimo massacro di 100 erotti vecchi oppositori viene fatto ad Orel, nella Russia asiatica, nell'agosto 41. Ora attenzione, agosto 41, mentre le armate di Hitler avanzavano in maniera tumultuosa per decine e decine di chilometri tutti i giorni dentro il territorio sovietico, Stalin non dimentica di dare l'ordine di uccidere gli ultimi oppositori rimasti in vita, tra cui c'era Christian Rakowski, che era stato di fatto, in una sorta di gerarchia che lascia il tempo che trova, il numero 3 del regime sovietico, e aveva guidato la guerra civile in Ucraina ed era l'unico bolscevico che aveva fatto parte anche della segreteria mondiale della Seconda Internazionale, aveva vissuto in Europa per molti decenni e uomo anche molto, molto colto, oltre che molto retto. Ora, mi avvio a chiudere, perché i punti penso che siano tutti sul tavolo. Due questioni ancora che metto al dibattito, su cui dico la mia. La prima, le idee dell'opposizione. Trovavano un eco nella società o la violenza usata da Stalin era più che altro, di nuovo, un riflesso psicologico del suo desiderio di vendetta? Secondo numerosi rapporti di polizia, che alcuni sono citati qui nel testo,
le idee dell'opposizione davanti anche alle rivolte operaie, agli scioperi operai che ci sono negli anni 30, erano idee che cadevano su un terreno fertile. Vi do un esempio: nel 32 c'è uno sciopero di una città operaia, di fatto, Ivanovo, dove c'era l'industria tessile. Ci sono decine di migliaia di operai in sciopero. Un comitato spontaneo operaio appiccica un volantino con questa scritta davanti sulla vetrina di un magazzino speciale dove andava a rifornirsi la burocrazia. Cito: mentre gli operai si fanno sparare addosso perché reclamano del pane, qui dietro le tende si ingrassano i responsabili comunisti e gli sbirri della GPU. E tanti sono gli esempi di questo genere. Peraltro, ad esempio, l'opposizione nella sua piattaforma del 27 chiedeva che nelle fabbriche le norme di lavoro non venissero calcate sul ritmo di chi lavora più velocemente, come era invece fatto per realizzare i piani quinquennali spremendo come dei oltre e dei limoni gli operai. Quindi c'era una capacità di mettersi in consonanza con gli strati più pensanti della classe operaia e della gioventù. Infatti, ancora negli anni 30, l'opposizione è un'organizzazione operaia e giovane. E qui ci sono alcuni dati, alcune stime, perché poi i dati, insomma, molte cose sono andate perse, non sono recuperate. Quindi è dubbio che si possa affermare, come si è sempre fatto sbrigativamente, che sì, Stalin massacra l'opposizione, ma è una sorta di regolamento di conti interno agli spettri della sua mente. Io credo che sia un'idea che ci avvicina e che ci allontana molto dalla realtà. E l'ultima cosa che dico è: perché mentre ci sono i processi di Mosca nel 1936, che poi terminano col terzo nel marzo del 1938, perché durante questi processi Stalin adotta in Spagna con la guerra civile, in Francia, una politica che prende il nome di Fronte Popolare e che arriva fino a noi? Perché pongo questa domanda? Perché storici anche capaci, ne cito uno che molti di voi conosceranno, Paolo Spriano, autore di una storia importante sul Partito Comunista Italiano, ma molti storici, chi in maniera più naif, chi meno, trovano in questa politica di Stalin una contraddizione. Ma come? È così democratico in Spagna, in Francia, si allea alla propria destra con i socialisti e anche con formazioni democratiche. C'è tutta una retorica sul fronte popolare degli anni 30 in Francia e in Spagna, e poi in Russia è totalitario. Nello stesso momento in Russia poi raccelera il massacro. L'interpretazione che io condivido di Brué e che è spiegata e sviluppata nel libro è che la paura della rivoluzione è ciò che domina, che guida la politica di Stalin, tanto in Unione Sovietica quanto in Spagna e in Francia. È chiaro che se ci si rifiuta di riconoscere che in Spagna era in corso, non nel futuro, ma era scoppiata una rivoluzione sociale, allora si rimuove un pezzo della realtà, ma si va dentro un cortocircuito logico e analitico, per cui non si vuole vedere, come scrive Orwell in omaggio alla Catalogna, che sotto la politica staliniana il Partito Comunista è diventato la destra del fronte antifascista, è diventato il sostenitore più accanito di una politica riformista. Questo lo scrive in alcune pagine di omaggio alla Catalogna Orwell, facendo lì sì, in maniera convincente secondo me, riferimento ad una difficoltà di accettazione psicologica di un dato.
che era ovviamente molto difficile da accettare. Su questo sono stati così compressi i tempi, come sono sempre compressi i tempi nelle epoche rivoluzionarie, che ci si può rimanere in mezzo, si può per mille ragioni non avere la forza di riconoscere i rovesciamenti che si producono, perché un problema più generale che non aiuta una comprensione razionale, materialista, marxista della rivoluzione russa è il fatto che la controrivoluzione interna, cioè lo stalinismo, si è fatta sotto le stesse bandiere della rivoluzione. Ha mantenuto gli stessi, più o meno, gli stessi simboli, le stesse parole, la stessa liturgia, quasi gli stessi nomi, ha fatto un po' di pulizia, ovviamente, anche dalle foto ha fatto pulizia, come molti di voi sapranno. Però globalmente si è fatta sotto lo stesso stendardo, cosa che non era capitata con la rivoluzione francese, perché i termidoriani nel 1794 ghigliottinano Robespierre e Saint-Just e gran parte del vertice giacobino, e mettono in prigione chi aveva, come dire, dominato durante il terrore e l'epoca giacobina, e issano in qualche modo un'altra bandiera, quindi è più facile vedere lo stacco che c'è in quel processo rivoluzionario. In quello russo, per svariate ragioni, tra cui appunto penso in primis quella che ho nominato, è più complicato, dunque bisogna uscire anche da un pensiero che si accontenti di guardare alle forme. E non c'è, credo, miglior anno per farlo che quest'anno del centenario, perché sennò veramente ci entrerà in testa della paccottiglia ideologica, anche se non lo vorremo, perché si preannuncia, secondo me, una battaglia molto aspra da parte della borghesia per indurre a livello di massa la convinzione che comunisti contro Stalin non è un ossimoro, ma come dire, è un titolo sbagliato di un libro. Invece noi abbiamo la radicata convinzione che nella sua immediatezza questo titolo ci dia, come dire, apra una prospettiva di analisi che forse col crollo dello stalinismo oggi siamo più in grado, anche da parte nostra, di spiegare e di come dire, diffondere a livello non solo di attivisti, ma a livello più di massa. Molto bene, adesso abbiamo tutto lo spazio per domande, interventi, questioni di qualunque tipo. Chi volesse intervenire si può prenotare, alza la mano e propone qualunque tipo di questione. Io ho una domanda stupida, ma Canfor in quel dialogo, in quell'articolo, che cosa sosteneva sulla rivoluzione? Aveva un giudizio negativo sulla rivoluzione d'ottobre? No. Ah, sembrava. Perché... Cioè, noi sì. Dopo... A me sembra... Cioè, Canfor addirittura per aver fatto il libro dello sordo... a favore di Stalin, quindi, cioè, pensavo avesse posizioni tra il riformismo e lo stalinismo. No, lo vorrei rispondere alla fine. Alla fine, sì, io sono partigiano di questo. Sembra la CGL.